Siamo a Modena, siamo nella sede del GACI in una bellissima giornata primaverile e siamo qua per parlare proprio della nostra associazione. Il GACI nasce più di 20 anni fa, nel 2002, quando alla fin fine abbiamo trovato questa possibilità di far adottare 370 levrieri. Tutto nasce da un cane, Maya, una greyhound nata in Irlanda che è stata poi importata in Italia per far correre. Fu un incontro meraviglioso. Nello stesso momento cominciai anche a frequentare il Cinodromo di Roma, perché al tempo cominciava a dare via cani dismessi, ex cani da corsa. Cominciamo a aiutare pian piano, uno alla volta, anche un solo esemplare alla volta di cane, e abbiamo iniziato questo percorso grazie a persone che ci hanno aiutato e iniziato ad adottare. Roma era l'ultimo e l'unico cinodromo in attività in Italia e chiuso nel 2002. Ci trovavamo 370 esemplari di ogni età, di ogni mole e di ogni sesso da accasare, prive di esperienza. Abbiamo chiesto aiuto all'estero, in particolare all'Inghilterra, che tuttora sta collaborando con noi, il Greyhound in Need, e si è attivata in un'Italia dove al tempo non c'era neanche quasi la connessione di internet, una rete di aiuti per aiutare l'Italia e noi come GACI a spostare questi cani e farli riaccasare in nuove famiglie. Queste famiglie sono diventate amiche, hanno contribuito a parlare di questo nostro progetto, ci hanno fatto grande pubblicità camminando per strada con i loro meravigliosi levrieri e ci siamo dette: ma allora forse qualcosa lo riusciamo a fare, lo facciamo abbastanza bene, perciò chi possiamo aiutare ancora? E sono venuti fuori i Greyhound dell'Irlanda, con un lavoro veramente difficile, perché ci sono voluti tanti anni per riuscire a collaborare in modo corretto. Ce l'abbiamo fatta e adesso i cani che diamo in adozione sono i galgo spagnoli e i greyhound che provengono dall'Irlanda. Definiamo il levriero un cane molto felino. Per felino si intende con le caratteristiche più del gatto, perché è abbastanza riservato, che ama tantissimo i propri familiari. Sono molto particolari, hanno addirittura valori del sangue completamente diversi dagli altri cani e sono veramente speciali. Tante famiglie incredule dopo pochi giorni ti dicono: io non credevo che in così poco tempo questo cane sembra con me da una vita.